pomeriggio e buon anno, prima conferenza del girone di ritorno, alla vigilia di Ancona Virtus Ancella. Buonasera mister Colavitto. Salve. Buonasera Ferdinando Vicini, Corriere Adriatico, Corriere dello Sport. Prego. Allora, Gianluca, buonasera. Buonasera. Questa partita ovviamente ha una sua caratteristica, perché arriva dopo due settimane di pausa e arriva anche con per l'Ancona con un organico modificato, in pratica integrato da 4 nuovi arrivi e anche da una partenza. Quindi in tutto questo quali sono le difficoltà che in sede di preparazione hai dovuto affrontare per mettere la squadra domani nelle condizioni migliori di affrontarle? Beh, hai detto bene, comunque come dicono tanti addetti ai lavori, inizia un nuovo campionato, un nuovo percorso, nuove dinamiche, quindi, ma lo inizia per noi come lo inizia per l'Entella e come tutte le squadre appunto del girone, quindi alla fine le difficoltà ci sono, ci saranno, lo sappiamo, però come stanno per noi stanno pure per gli altri. Ecco, in particolare dicevo con i nuovi, no? Inquadrare anche questi in pochissimi giorni, anche se sono giocatori che tu conoscevi. Ma non ho avuto difficoltà sotto questo profilo, perché sono ragazzi che comunque conoscevo, quindi so quello che mi possono dare in campo, sanno come lavoro, sanno quello che voglio. Quindi sono ragazzi che li conosco dal punto di vista umano e caratteriale, quindi per me è come se non li avessi mai, diciamo così, lasciati. Ho conosciuto un nuovo ragazzo che è Daniel Giampaolo, quindi sotto sto profilo non ho avuto per nulla nessuna difficoltà. Ecco. Sono tutti pronti da impiegare? Ma io li ho visti bene, sinceramente. Adesso non lo so se partiranno dall'inizio, che comunque mi riserverò anche la rifinitura, l'allenamento di oggi pomeriggio per cercare di fare la quadra. Però ho già fatto stesso che sono allenati e comunque sono motivati. Li ho visti dal punto di vista sia fisico che dal punto di vista motivazionale, li ho visti bene, quindi ci sarà chi partirà dall'inizio e chi darà una mano dalla panchina, quindi sono pronti sotto tutti gli aspetti. Minossi, resto del Carlino. Ciao mister, buon anno. Al di là del tabù Entella da sfatare, quattro partite, almeno parlo per te, quattro sconfitte, c'è la necessità proprio di riprendere. Ricordi sempre gli aspetti negativi. No, ho fatto questa premessa soltanto. No, certo, ma questa premessa per la domanda. Ti auguriamo di sfatare domani. Ce l'auguriamo, a parte quello, c'è tabù a parte, c'è da riscattare un mese e mezzo in cui la vittoria non è arrivata. Allora, quali sono le difficoltà nel riprendere? Mi direi, sicuramente sono le difficoltà che hanno tutte le squadre, però ecco, l'Ancona viene appunto, come dicevamo, da un momento particolare in cui la vittoria manca da molto tempo. Ecco, quali sono le difficoltà? Le difficoltà sono le stesse di sempre, cioè, nel senso che sia l'anno scorso che quest'anno, l'anno nuovo comunque devi cercare di vincere le partite. Vincere le partite non è mai semplice. Poi se le vinci, continuare a vincere è ancora più difficile. Quindi l'obiettivo deve essere sempre quello di entrare in campo e dare il massimo. Inizio un nuovo percorso. Mi auguro che nelle difficoltà di un girone di ritorno, che sono di difficoltà oggettive perché inizieranno a mancare le partite, i punti varranno sempre di più. Quindi mi auguro che la squadra riesca a incanalare un percorso che sia un percorso positivo e che ci porti a ragionare sempre in maniera positiva e che si riesca a mantenere
diciamo, un patrimonio, che è un patrimonio importante sia per la città che per il club, che è quella appunto della categoria in Lega Pro. Provo a ricordare una cosa positiva invece adesso. L'anno scorso, il mese di gennaio, fu un mese d'oro per l'Ancona, arrivarono vittorie, soltanto un pareggio. Allora ti auguro che quest'anno, il mese di gennaio, possa subire un analogo percorso, che possa essere il mese di riscatto, un mese in cui vedremo finalmente un'Ancona che magari possa puntare per playoff. Guarda, puntare playoff, il discorso che... Io dovrei riavvolgere il nastro e dovrei farvi vedere qualche conferenza mia dell'anno scorso, cioè, perché sennò io la mia attenzione è esclusivamente per la partita di domani. Cioè, domani è una partita importante, lo sappiamo, ci teniamo a iniziare un percorso e iniziamo in maniera positiva. Certamente l'auspicio è quello comunque di trarre il massimo. Sappiamo che non è semplice, perché comunque abbiamo avuto delle difficoltà, quindi abbiamo cercato di mettere mano in maniera seria, in maniera puntigliosa su determinate cose, quindi alla fine penso che sia io che il direttore stiamo lavorando in maniera giusta e rispettosa nei confronti del club, nei confronti della piazza, nei confronti della città di Ancona, e in maniera rispettosa anche per quanto riguarda proprio il nostro modo di essere, di vivere. Quindi alla fine si sta lavorando per cercare di portare la giusta serenità e il giusto modo di interpretare le cose. Speriamo di riuscirci, quindi rappresenterà di nuovo un'ulteriore sfida vinta. Queste settimane di pausa sono servite, che cosa ti sei portato dietro a questa settimana? È stato un momento di riflessione per riflettere dopo un periodo difficile, cosa ti hanno lasciato in dote queste settimane? No, rifletti sempre, pure quando le cose comunque vanno bene. No, io dico che al di là di tutto, evidentemente questo era il percorso, non è che bisogna guardare avanti, e domani ci aspetta una partita importante contro una signora squadra, quindi alla fine si è lavorato per questo, mi auguro che i ragazzi siano pronti ad affrontare questa partita e a dare il massimo. Gianpaoli, presidente dello Sport. Ciao mister, buon anno. Senti, dopo la partita con la Chiesa in precedenza, avevi detto che volevi un pochino analizzare gli atteggiamenti interni dei tuoi giocatori, capire quali fossero i problemi che c'erano, parliamo psicologicamente, all'interno di ognuno di loro. È vero che qualcuno non ci sarà più magari in futuro, ma alla ripresa dei lavori, come mi ha anticipato un pochino il collega, che squadra è tornato? Hai avuto modo in questo periodo di parlare singolarmente con il giocatore e capire quali erano le motivazioni che non li spingevano o i problemi fisici che non li potevano essere al 100%? Io, guarda, io ho le idee molto chiare su chi alleno, dove sto, sul lavoro che faccio, quindi in questa chiarezza ci stiamo muovendo, quindi alla fine poi sarà il campo giustamente a decretare se è fatto bene o fatto male, però dal punto di vista di gestione del gruppo e di aver capito tanti aspetti, quindi alla fine ho le idee chiare, queste mie idee le ho espresse al club, il club mi sta appoggiando, quindi alla fine si lavora, come ho detto prima, nel rispetto delle varie componenti. Sono contento perché anche il filo diretto che ho avuto con il presidente Tionde è stato un filo diretto onesto e schietto, quindi questi sono aspetti che comunque rafforzano
il lato anche motivazionale di un allenatore. Quindi su questo sono contento. Logicamente, siamo partite veramente da un tasso di difficoltà enorme, perché chi si deve salvare, chi deve vincere i campionati, chi insomma sta formula dei playoff, che comunque fino all'ultima giornata le partite sono super combattute. Quando io vi dicevo i punti e usavo le metafore, no? Io me le ricordo tutti gli articoli e anche i commenti che voi facevate al sottoscritto, ok? Però è facile parlare quando siamo a 55 punti sudati. Ora i 55 punti non ci sono, ci sono i 21, i 22 punti, 21 punti, quindi vuol dire che qualche difficoltà ci sta, si sta mettendo mano a questa situazione e logicamente speriamo tutti che si ritorni a fare i punti e si vada avanti. Ministro, sono già arrivati 4 giocatori. Sì. Ti aspetti qualcos'altro dal mercato, dal tuo direttore? Hai chiesto un'altra società o pensi che magari la tua disposizione possa... No, ma io l'ho detto, guarda, allora di mercato c'è il direttore, parla il direttore, ho detto le idee chiare, la società mi ha appoggiato, il club mi ha appoggiato, e quindi... Cioè dovrei dire in conferenza, dovrei dire tante cose che non mi sembra il caso, cioè soprattutto in una vigilia di partita così importante. Quindi sono concentrato per la partita, quindi quello che è stato, si sta mettendo mano a questa situazione, non tutte le annate sono le stesse, si parte con un carro armato di squadra e magari retrocedi, si parte con una squadra motivata di ragazzi dell'interregionale, magari vinci i campionati, quindi questo è il calcio. Questa è un'annata particolare dove tutti dobbiamo essere uniti per l'obiettivo. Poi, una volta raggiunto l'obiettivo, che secondo me l'obiettivo primario è quello appunto di mantenere il capitale che è la categoria, quindi poi dopo si faranno tutte le argomentazioni del caso, insomma, questo ora l'obiettivo deve essere quello, da parte di tutti, perché comunque è una situazione questa dove se si ragiona in positivo tutti quanti, anche magari dopo magari qualche partita non andata bene, si rema tutti verso l'obiettivo. È più semplice, se questo non avviene diventa un po' più complicato, però alla fine comunque l'obiettivo deve essere quello di mantenere la categoria a tutti i costi. Abbiamo 5 di ragazzi. Grazie a tutti. Buonasera mister, volevo tornare sui nuovi acquisti, soprattutto sui ritorni di Molloy con Guarietti e Prezioso, i giocatori che sono andati via dall'Ancona magari anche contro la loro volontà, un po' quello che è successo anche a lei qualche mese fa e poi è tornato, appunto anche loro sono tornati. Quindi con che motivazione arrivano, avranno sicuramente voglia di dimostrare, di reagire diciamo, con questo ritorno. Ma ci sta una piccola differenza tra loro e me, però non sto qui a puntualizzare, no, cioè... È un po' differente diciamo la situazione. Noi abbiamo optato perché il mercato di gennaio magari non ci fosse, cioè è sempre tra virgolette una sconfitta quella di dover modificare alcune cose, ok? Quindi dispiace perché però esperienza mi dice che e ve l'ho detto anche, no? Nel senso che il fattore umano è fondamentale, quindi aver conosciuto il ragazzo e stai avvantaggiato, al di là dell'aspetto diciamo di campo che ha la sua importanza. Quindi per me il Prezioso, il Mondonico,
i Moretti, che sono ottimi calciatori, ottimi calciatori, sono anche ragazzi che per il sottoscritto, per la città si buttano nel fuoco. Oggi ho bisogno di questo. Io ho bisogno di ragazzi che non fanno i capricci quando escono dal campo, non so se rendo l'idea. Cioè, l'altra volta ho visto la partita del Palermo. Ok. Il Palermo cambia il capitano, il Palermo sta perdendo in casa 2-1, Brunori esce a 100 km orari dal campo, dà il 5 al compagno e se ne va in panchina. Cioè, sta roba qui, poi dopo il Palermo vince la partita 3-2. Sta roba qui purtroppo non l'ho vista nell'Ancona e per me non va bene. Cioè, sono questi aspetti che fanno la differenza. Poi dovrei dire tante altre cose, ma che non mi sembra giusto. Okay? Io devo pensare a domani e nel pensare a domani rifletto anche su questi piccoli particolari. Questi piccoli particolari purtroppo fanno la differenza. Quindi non posso vedere un mocciosino millennium, come dite voi, che magari esce e esce pure incazzato. Cioè, non esiste al mondo. Allora, ti ho portato un apro e chiudo parentesi, ma non volevo, l'ho fatto, però è per farvi intendere che cosa noi non dobbiamo essere domani. Noi dobbiamo remare tutti, dobbiamo gioire per il gol che facciamo, per la vittoria che facciamo, e dobbiamo soffrire, stare male per le sconfitte. Quindi si parla sempre di individuale, si parla sempre di persona, al di là del che se è bravo a battere la punizione o il colpo di testa, che ha l'importanza che ha anche questo sicuramente. Torniamo allora alla punta, perché ci sono dei giocatori che abbiamo visto in settimana, non si sono allenati o hanno la loro parte, come Gatto, Paolucci e Toppi. Come state, se sono tutti e tre disponibili oppure se c'è qualche assenza? No, Cioffi l'ok, cioè, questo te lo posso dire perché l'ok non ce l'ho avuto dallo staff medico, quindi Cioffi è fermo. Per quanto riguarda Emanuele e Paolucci, sono recuperati. Emanuele ha avuto un problema influenzale, come sta succedendo, diciamo, un po' in tutta Italia, quindi anche nelle squadre. Problema influenzale Emanuele, però ha recuperato, non so se sta al 100%, ci devo ancora parlare. Per quanto riguarda Paolucci, lo staff medico l'ha tenuto, diciamo così, in via precauzionale, fermo, si è allenato, però non con la palla. Ieri per la prima volta ha lavorato con la squadra, quindi oggi lavorerà con la squadra, quindi sicuramente sarà disponibile anche lui domani. Parliamo un attimo dell'Eterna, che è una squadra che era partita con propositi di primato, che poi è rimasta in fondo alla classifica, che piano piano sta risalendo. Ecco, come diceva qualche collega prima, storicamente è una squadra ostica per l'Ancona. Ma ecco, come va affrontata questa squadra, visto anche che tatticamente è una squadra che non ha ormai collaudato? Sì, l'abbiamo studiato, come studiamo tutti gli avversari, non è che ha avuto anche una continuità di risultati e di rendimento, quindi una squadra comunque ben quadrata, con un mister che comunque sta tirando il meglio da sti ragazzi. Abbiamo enorme rispetto per loro, quindi alla fine sarà una partita importante, tosta, difficile, e mi auguro che i miei ragazzi riescono a portarla a casa. Ultimo, ci sono dei giocatori che sono fuori dal progetto, che non hanno visto allenarsi, come Nador, Pigli, Cristoffer, Sandoro, saranno disponibili o saranno giuri, non saranno a tua disposizione? Guarda,
Cioè, te l'ho detto, io non volevo parlare di mercato, abbiamo parlato di mercato, di cose, cioè, sono situazioni che comunque fanno parte dell'area, diciamo, del club, quindi loro non sono convocati, quindi alla fine non li vedremo, diciamo, domani al campo non li vedremo. Ultima per me, che poi si collegava a quella sull'Entella. Sì. Ancora, cioè, l'obiettivo è la vittoria, oppure tenendo conto di quello che ci siamo detti, forse anche un risultato positivo potrebbe andare bene? Vabbè, ma noi scendiamo sempre in campo per ottenere i tre punti, poi cioè, ci prendiamo quello del campo, purtroppo va accettata la sconfitta, no? Come principio di, cioè, la sconfitta va accettata con dignità, ok? Quindi quando tu dai tutto in campo e per questi colori stai a posto con la tua coscienza, questo è questo che voglio vedere nei ragazzi, cioè, non voglio vedere situazioni arrendevoli come è successo, diciamo, il secondo tempo a Vercelli, perché poi al di là di tutto ti dico che in queste 10 partite forse la partita strana è stata col Pontedera, ma poi se vai a vedere hai steccato il secondo tempo a Vercelli e il primo tempo di Lucca, poi per il resto che in 10 partite non è che puoi sempre andare al massimo, i ragazzi comunque hanno dato tutto, solo, diciamo così, non mi è piaciuto il primo tempo di Lucca e il secondo tempo contro il Sestri Levante, ma poi per il resto comunque hai dato quello che dovevi dare. Ecco, poi le sconfitte tipo Sassari comunque ci può stare, però in campo ti sei impegnato, hai dato il massimo, quindi alla fine accetteremo quello che il campo ci darà. Però prima di darci una sconfitta, cioè devi mettere in campo tutto quell'altro che in un piccolo, diciamo, in una piccola parentesi vi ho accennato prima. Quindi bisogna dare quel qualcosa in più dal punto di vista proprio intimo, quindi proprio di attaccamento verso sti colori e verso questo, diciamo così, questo club. Va bene, grazie. Grazie a tutti, grazie a tutti.